Siamo con Marco De Marchi, organizzatore del torneo Under 15 più importante del mondo, We Love Football, che prenderà, che prenderà il via ad aprile. Ci vuole raccontare quali sono i valori di questo suo torneo? Beh, allora, il torneo è uno degli eventi che sono nati per cercare di far portare un po' il calcio sano ai livelli che c'erano magari anni fa, no? Si parla troppo e troppo spesso del marcio che c'è intorno al gioco del calcio, e ho voluto, insomma, creare un qualcosa che diventasse una sorta di filosofia, di pensiero, di brand, che si chiama appunto We Love Football, nel quale pensiamo che, o abbracciamo tutti coloro che vogliono intendere il calcio come lo intendiamo noi, per cui basato sui valori, basato su quello che è il rispetto per l'avversario, su quello che è il fair play, su quello che è l'educazione, no? Che deve comunque essere alla base di tutto, ecco. Per cui il torneo, e ti ringrazio per aver detto che è il più bello del mondo, non credo che lo sia, ma comunque spero lo diventerà, è un momento in cui sicuramente tanti ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo possano condividere una splendida città come Bologna e condividere dei momenti assolutamente importanti e permettere loro di tornare a casa con un'esperienza, con un bagaglio di esperienza migliore. Nonostante siamo nel 2019, dobbiamo ancora combattere contro la piaga del razzismo. Qual è il messaggio che vuole dare alle nuove generazioni attraverso lo sport? Beh, allora, sport vuol dire integrazione, vuol dire tendere la mano. Dopo questo dibattito che c'è stato, sono felice di aver partecipato. Abbiamo espresso, sentendo anche dei ragazzi che fanno i calciatori, per cui le nuove leve, spiegare, dire che nell'interno del mondo del calcio, per cui tra gli attori che possono essere appunto i calciatori, allenatori eccetera, non vediamo tante espressioni negative, magari intorno al calcio sì, ecco. Per cui l'impegno che è giusto che i calciatori mettano in campo è quello di dare, di avere degli atteggiamenti giusti, di dare e di lanciare dei messaggi giusti e tutti insieme formare una grande, come dire, famiglia per poter riuscire ad andare in giro tutti insieme. Grazie a Marco De Marchi per Politicamente Scorretto. Luca Pintoli.